Cari concittadini, buongiorno, buona domenica a tutti voi dal vostro sindaco. Come ogni fine settimana, la nostra consueta diretta Facebook per informarvi su tutta l'attività amministrativa dell'amministrazione Vernizzo. La settimana è cominciata, si è caratterizzata da un importante, finalmente, obiettivo che abbiamo raggiunto con l'assessorato ai lavori pubblici, cioè quella della indizione della gara d'appalto per la messa in sicurezza della frazione Toccanisi, in particolar modo appunto della zona che era stata interessata dalla frana molto evidente all'ingresso del paese. Quindi abbiamo indetto la gara d'appalto, sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande e quindi nell'autunno si andrà a quella che è l'assegnazione dei lavori e quindi finalmente l'inizio dei lavori tanto attesi dalla frazione di Toccanisi che renderanno quel centro abitato degno degli abitanti che ci vivono e non, ed elimineremo quelle che sono quelle, diciamo così, bruttezze da vedere solo a chi, insomma, appena si arriva nel paese, dovute a dei lavori pubblici fatti, male e dei soldi pubblici spesi, con leggerezza e male. Detto questo, continuiamo con l'estate sannicolese 2022. Questa è stata la settimana degli appuntamenti dell'estate sannicolese a Santa Maria in Grisone. Le due serate bellissime, tanto diciamo così volute, e tanto desiderate, ma tanto piaciute alla cittadinanza della frazione di Santa Maria in Grisone. Tanto che l'amministrazione proporrà un'ulteriore serata il prossimo 1° settembre, proprio in quel di Santa Maria in Grisone. I prossimi appuntamenti con l'estate sannicolese saranno questa sera a Palati, nel distributore Manganiello, ci sarà una serata di liscio per quella contrada, con tanta buona musica e con tanta buona gastronomia. Poi ci sarà l'appuntamento del 31 luglio in Piazza della Madonnina a Pagliara, sempre con il liscio in piazza. Il 1° settembre, come abbiamo detto, a Santa Maria in Grisone. Quindi il 2 settembre, il primo di tre appuntamenti che terremo agli Annassi, davanti alla scuola, al plesso scolastico. Il 3 settembre il concerto di Paolo Meneguzzi a Pagliara, quindi il 4 settembre nuovamente agli Annassi con un ballo in piazza e la venuta dell'attore Walter Nudo. Quindi termineremo il 10 di settembre con un'ulteriore, il 31 agosto, chiedo scusa, ho detto 31 luglio, il 10 settembre con l'ulteriore concerto lì agli Annassi. Quindi rivediamo stasera a Palati, 31 agosto Pagliara, 1° settembre Santa Maria in Grisone, 2 settembre Iannassi, 3 settembre Pagliara, 4 settembre ancora Iannassi e per finire il 10 settembre sempre agli Annassi. Poi c'è stata la manifestazione con l'estate sannicolese della festa della Trebbiatura. Ieri a Palati, la presentazione del libro dell'emigrante concittadina Patrizia Fasulo a Monterocchetta e altri appuntamenti appunto con l'estate sannicolese proprio in quel di Monterocchetta il 24 e 25 agosto scorsi. Quindi tutte le frazioni, tutte le contrade sono state interessate da questa kermesse estiva che è stata un fiore all'occhiello della nostra comunità, della nostra amministrazione. È partito il tesseramento per l'elezione dei nuovi membri del direttivo della Proloco di San Nicola Manfredi. C'è stato il primo appuntamento il 20 di agosto. Oggi c'è tempo fino alle 12 per fare ulteriore tessere per la Proloco. Ci sarà tempo ancora domani pomeriggio fino a quando poi il 1° settembre ci saranno le elezioni degli organi sociali del direttivo e del collegio dei revisori dei conti. Abbiamo installato la casa dell'acqua agli Annassi. Nei prossimi giorni ci sarà il collegamento definitivo appunto dell'acqua e avremo l'inaugurazione della struttura che è tanto voluta dai consiglieri della zona, quindi saranno presenti tutti i consiglieri comunali, Anna Toro, Bartolomeo Simone e Paolo Politano alla inaugurazione che terremo nei prossimi giorni. Sono state messe in sicurezza alcune piante, alcuni alberi, in particolar modo in Santa Maria
in Grisone. Per quanto riguarda alcuni problemi con i punti luce che sono fulminati, comunque hanno problemi lungo tutto il comune per la rete della pubblica illuminazione, purtroppo la ditta che svolge questa manutenzione ha un serio problema di Covid all'interno e quindi stanno tardando a venire a riparare, quindi a cambiare le lampadine fulminate, eccetera. Quindi verranno, mi è stato assicurato, nei primissimi giorni della prossima settimana, tra lunedì e martedì. Quindi facciamo gli auguri, anzi, agli operai della ditta che si ristabiliscano il più presto e quindi possano così tornare al loro lavoro. Quindi tutte le segnalazioni che avete fatto in questi giorni, in questa settimana, sono tutte state segnalate agli uffici competenti, ma ancora non sono state evase queste richieste per l'indisponibilità proprio degli operai della ditta. Per quanto riguarda i seggi elettorali, ieri è arrivata la nomina dei presidenti di seggio, salvo rinunce saranno Coviello Giovanna, Maio Antonio, Capobianco Sonia, Ciampi Roberto, Caruso Giusi e Tiso Federica Vincenza. Gli scrutatori invece li nomineremo il giorno 5 settembre alle ore 12 qui nel comune, così come sempre previsto, 18 da parte della maggioranza e 6 da parte dell'opposizione. Voglio fare un piccolo chiarimento a coloro i quali si stanno proponendo per la vendita di panini, eccetera, durante le manifestazioni del comune. Il comune autorizza, permette di fare tutto, ma solo con le autorizzazioni necessarie. Non si fa più nulla senza autorizzazioni in questo comune. Come massima autorità sanitaria impedirò qualunque arbitraria, diciamo così, vendita di panini. Tutto dovrà essere svolto secondo le normative previste sanitarie e di pubblica sicurezza. Quindi tutto. Abbiamo tollerato per il passato cene, cenette, eccetera, le precedenti amministrazioni. Ciò non accadrà più. Ogni manifestazione, ogni incontro pubblico che deve avvenire in questo comune deve essere fatto seguendo le direttive, seguendo le norme, seguendo le leggi in materia. Quindi tutto è ammesso, tutto sarà fatto, ma deve essere tutto autorizzato. Altre manifestazioni, altre cose non autorizzate o con cose arbitrarie, così come è stato fatto in passato, non sarà più tollerato farle. Quindi chiunque è interessato venga qui al comune, acceda agli uffici e faccia tutto l'incartamento necessario per fare qualunque tipo di attività. Noi siamo lì, diciamo, favorevoli a tutto, ma seguendo le leggi. Cose contro legge noi le permetteremo più. Detto questo, ho pubblicato il matrimonio, ho svolto la pubblicazione del matrimonio dei signori Antonio Annazione e Marianna Aran, a cui faccio gli auguri e che sposerò proprio civilmente il giorno 4 settembre. È nato, faccio gli auguri per la nascita del loro figlio alla famiglia Puzio De Pierro. Gli auguri agli sposi Ilenia Rammairone, Moira De Bellis, e hanno fatto poi 18 anni in questa settimana i concittadini Enea Giuseppe Tagliaferri di Pianelle e Paolo De Ieso, oggi proprio di Santa Maria in Grisone. A loro auguri. Faccio le condoglianze invece alla famiglia De Girolamo per la perdita della cara congiunta Maria. Vi ricordo gli appuntamenti di Santa Maria a Toro. Ricordo gli appuntamenti per l'estate San Nicolese, stasera Palati, ore 21. Domani il 31 agosto a Pagliara, ore 21, 1 settembre Santa Maria in Grisone, ore 21, 2 settembre gli Annassi, ore 21:30, 3 settembre Pagliara con Paolo Meneguzzi, ore 21, 4 settembre con Walter Nudo gli Annassi, ore 21, 10 settembre chiusura, ore 21. Grazie a tutti, buona domenica dal vostro sindaco.